Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video veramente particolare perché voglio farvi vedere tutti i miei abiti da sera. Però prima devo fare una premessa perché i miei abiti da sera si dividono in due categorie. Ci sono quelli, diciamo, che sono indossabili in qualsiasi occasione, pur essendo abiti eleganti, quindi abiti da sera che magari non posso mettermi tutti i giorni e non per andare a fare la spesa, quindi sono abiti, diciamo, che hanno un'eleganza maggiore rispetto ai classici abiti da tutti i giorni, che però sono indossabili e sono abiti assolutamente normali, tra virgolette. Poi ho degli abiti che sono veramente particolari perché non sono indossabili in tutte le occasioni, quindi per una semplice cena fuori magari sarebbero troppo eleganti, sarebbero eccessivi perché ho degli abiti, diciamo, considerati di alta moda, di gran gala, che io ho indossato solo ed esclusivamente in un'occasione che è stata l'occasione di una sfilata di moda, quindi sono abiti da passerella. Però io li ho conservati, sono abiti anche un po' vecchi, in realtà un po' fuori moda, però voglio mostrarveli e farveli vedere. Cominciamo da quelli un pochino più comuni, da quelli che io mi posso mettere, diciamo, qualsiasi sera, e poi vi farò vedere gli altri, quelli un po' particolari. Comincio subito, sennò poi mi perdo in chiacchiere. Comincio con un abito che mi ha fatto mia mamma, quindi diciamo che me lo ha cucito su misura. È questo. Ha uno scollo quadrato, ha queste perline che lei ha pazientemente cucito sull'abito, quindi questo è un abito di raso. Questo è molto semplice in realtà nel suo genere, però poi è un abito lungo nero che alla fine diventa abbastanza impegnativo. È un abito lungo nero, non so se lo notate. Ma è di raso e dietro ha uno spacco sul fondo, praticamente diciamo all'altezza del ginocchio, della parte dietro del ginocchio, c'è questo spacco che poi si apre in questo modo. Spero che riusciate a vedere qualcosa. Purtroppo con la telecamera così non riesco a farvelo vedere per intero. Anzi, mi scuso perché gli abiti sono stropicciati, ma sono piegati dentro l'armadio ed è veramente tantissimo tempo che non li indosso. Quindi con questo caldo non me la sentivo di stirarli prima di fare il video. Da abbinare a quell'abito che vi ho appena fatto vedere c'è questa stola che ha fatto sempre mia mamma, che è tutta di voile rossa in questo modo. Io l'abito che vi ho appena fatto vedere l'ho indossato durante una crociera, nella serata di gala, l'ho indossato ad un matrimonio, quindi insomma è un abito che in qualche modo ho indossato. Ve ne faccio vedere un altro nero lungo. Questo l'avevo indossato quando il mio compagno ha compiuto 40 anni perché abbiamo fatto una cena un po' particolare, quindi io mi sono voluta vestire un po' elegante. Questo è molto semplice in realtà, non ha nulla di particolare, è semplicemente un abito nero lungo. Però quello che a me piace di questo abito è questo spacco laterale, perché lateralmente, a partire da metà coscia, diciamo, ha questo spacco abbastanza vertiginoso ed è un abito lungo, quindi un abito semplice lungo che però comunque fa la sua figura perché alla fine risulta comunque elegante. Adesso vi faccio vedere l'abito che ho indossato in occasione del matrimonio di mia cognata, il matrimonio di un amico e durante una crociera ed è un abito che avevo pagato un occhio della testa, ma che avete già visto se avete visto il video sui segreti del mio armadio, il video tag i segreti del mio armadio versione primavera-estate ve lo avevo mostrato. Comunque adesso cerco di farvelo vedere di nuovo. Questo è rosa con delle sfumature sul nero, sul verde e ha delle perline, non so se riuscite a vederle, delle perline cucite singolarmente a mano, quindi questo è un abito che io avevo pagato tantissimo perché è veramente particolare e pregiato e mi piace tantissimo come è fatto sul fondo perché è così, tutto un po' diciamo arricciato di voile molto morbido con queste diciamo pendenze un po' irregolari, è veramente un abito molto molto carino, è fatto in questo modo e è molto bello, però è molto impegnativo, è fatto così, è eccessivamente impegnativo, quindi è un abito che io comunque non riesco mai ad indossare se non appunto per un matrimonio. Mi dispiace perché l'avevo pagato veramente tanto. Vi faccio vedere poi un paio di pantaloni, questa volta sono pantaloni da sera.
sono abbastanza normali sotto, ma poi sopra hanno queste code di voile, quindi hanno queste code di voile e sono veramente particolari perché possono sembrare anche, sono pantaloni, però possono sembrare una gonna, perché quando li indosso, comunque con, diciamo, se sto ferma e non cammino, può sembrare tutta una gonna di voile, quindi sono un po' particolari questi pantaloni. Questi invece li ho pagati pochissimo perché l'ho trovato in uno store di cinesi e quindi l'avevo pagati, mi sembra, 5 euro, però fanno comunque la loro figura. Vi faccio vedere un abito più corto questa volta, che io considero, diciamo, da sera, però è molto più semplice e molto più informale come abito da sera, diciamo. Però, insomma, anche questo è carino. È blu con dei rilievi in nero, perché questi sono dei rilievi. Non so se riuscite a vederli, sono rilievi ed è molto carino anche questo. Questo è un semplice tubino blu, così corto, arriva appena sopra il ginocchio ed è comunque un abito che mi piace indossare la sera, ma diciamo che questo, se io lo mettessi anche durante il giorno, non ci sarebbe particolare problema perché non è particolarmente impegnativo. Adesso vi faccio vedere dei vestiti che sono veramente particolari e veramente impegnativi, perché sono quelli da passerella, sono abiti molto particolari, veramente molto particolari, ma che io ho voluto conservare proprio perché sono così particolari. Il primo è questo, intanto il colore, questo verde così acceso. Ha nella parte sopra, quindi la parte del petto, questi fiori tutti ricamati a mano. Quindi sono dei fiori colorati, ci sono dei colori con i toni arancioni, viola, rossi e sono veramente particolari. Quindi questa è la parte di sopra. Ha il collo chiuso, quindi praticamente quando è indossato ha questo colletto fatto così, è smanicato perché ha la manica così smanicata. E poi in fondo, praticamente la gonna, quindi dalla vita in giù, è tutta di voile e arriva fino ai piedi. Quindi è un vestito lungo che arriva fino ai piedi. Io non riesco neanche a far stare questi abiti dentro la telecamera perché sono veramente, veramente lunghi. Comunque sul fondo è fatto così, è molto, diciamo, stile Cenerentola, proprio un abito lungo, di voile, molto particolare. Arriva proprio fino ai piedi e ha la particolarità sopra di essere così tutto ricamato a mano con i fiori. Poi dietro si chiude con una cerniera, quindi una semplice cerniera lampo, è abbastanza avvitato e poi si allunga appunto sul fondo, si allarga, vedete in questo modo c'è molta stoffa in questo abito. E questo è un abito veramente particolare, io non potrei mettermelo comunque per andare da nessuna parte perché è eccessivo, però non riesco a buttarli via questi abiti perché sono appunto molto originali. Vi faccio vedere poi un altro abito, anche questo è molto originale, è un abito da sirena praticamente perché è molto molto aderente. E ha questi colori che a me ricordano il mare, per questo dico un abito da sirena. Allora, questo è un abito che è stropicciato, vi chiedo scusa, ma come vi dicevo, sono chiusi nell'armadio questi abiti e non li ho stirati per fare il video. Però, insomma, spero che vi vada bene lo stesso. Questo è un abito che ha questa scollatura davanti, quindi praticamente va a coprire il seno, ma poi è abbastanza scollato, diciamo, quindi lo copre appena, ma poi è un'ampia scollatura. Quindi davanti è fatto così, ha le sue maniche corte che arrivano, diciamo, qua, quindi sono corte. Poi davanti è molto aderente, molto molto aderente, ha tutti questi colori praticamente sull'azzurro, tendente anche un po' al viola perché è un po' cangiante come abito, è molto lungo anche questo, quindi fascia proprio tutto il corpo, fascia tutto il corpo questo abito e poi dietro ha i bottoncini qua nel collo. E anche la chiusura dietro è fatta tutta così. Ci sono questi bottoncini, queste asoline, si va a chiudere e praticamente è un abito che io non so quando mai potrei indossarlo. Poi ho questo abito verde con delle tonalità gialle e azzurre. Questo è un semplice tubino. È smanicato,
perché è smanicato, ha semplicemente la parte davanti che ha praticamente questo voile fatto così e poi è un tubino molto semplice, arriva più o meno sopra il ginocchio come lunghezza, ma la parte veramente bella di questo vestito è la parte dietro, perché la parte dietro, come potete vedere, ha praticamente queste ali che vanno a ricoprire la schiena. Quindi voi ve lo mettete, c'è questo abito smanicato che ha poi nella schiena, nella parte dietro, queste code che praticamente terminano quasi in fondo al vestito. Quindi alla fine, quando voi muovete le braccia, avete questo effetto così un pochino particolare. Io spero che voi riusciate a vedere qualcosa perché mi rendo conto che non stanno nella telecamera questi abiti. Però è veramente veramente bello questo, molto molto particolare, molto molto elegante. A me questo piace tantissimo, vi dicevo appunto per la parte dietro che ha anche dei fiocchetti, come potete vedere. Quindi è un abito veramente particolare. Vedete come rimane? Praticamente rimane così, in questo modo. Questa è la parte dietro, è così. A me piace tantissimo questo abito, questo magari per l'occasione di un matrimonio o comunque di una cosa molto particolare lo potrei anche indossare. Poi vi faccio vedere gli ultimi due abiti, questi non saprei proprio quando metterli, sono molto particolari anche questi. Questo tra l'altro è anche abbastanza largo, però insomma è un abito verde, verdone scuro in realtà. Ha questa fascia di voile in vita, poi viene giù normalmente un semplice tubino e poi dietro, dove c'è appunto questa fascia, presenta queste code fatte così di voile da entrambe le parti. Quindi è particolare, è carino, però questo è anche largo, però anche questo io non lo butto. E poi l'ultimo vestito che vi mostro è questo, che è diciamo questo colore, questo grigio un po' strano, diciamo che ha tutta la parte davanti arricciata e poi sotto è di raso. È un semplice vestito lungo, lungo fino diciamo sotto il ginocchio, appena sotto il ginocchio. C'è sulla parte davanti questo fiocco, la parte dietro è praticamente fatta come la parte davanti, questo insomma è molto semplice, non ha niente di particolare rispetto agli altri, però comunque ha un modello e un taglio un po' particolare. Questi sono tutti i miei abiti da sera, quelli che io posso indossare e quelli che diciamo non si possono tanto indossare perché sono veramente veramente particolari. Però ci tenevo a farveli vedere, a fare questo video perché li ho chiusi nell'armadio, non posso mai tirarli fuori perché non ci sono occasioni veramente di gran gala nella mia vita in cui io posso indossare questi abiti e ho pensato di tirarli fuori almeno per fare il video e per mostrarveli. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete degli abiti da sera che sono eccessivamente impegnativi e che quindi alla fine vi ritrovate a tenere chiusi dentro l'armadio. Io vi do appuntamento alla prossima, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme.